missione, come dicevo prima, della NASA, è una missione di quelle tra virgolette piccole, quindi a basso costo, che vengono realizzate abbastanza rapidamente rispetto alle missioni più importanti. È una missione a collaborazione della NASA con una partnership italiana, dall'ENINA, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui lavoro e altri colleghi che sono presenti qui lavorano, e l'ASI, che invece è l'Agenzia Spaziale Italiana. Questa è una missione che va a studiare due oggetti della fascia degli asteroidi. La fascia degli asteroidi è una zona che si trova tra Marte e Giove, popolata da corpi rocciosi o in parte anche ghiacciati. E la missione va a studiare in particolare due oggetti della fascia degli asteroidi, uno che si trova un po' più all'interno, uno leggermente più all'esterno, che sono Vesta e Cerere, due corpi grandi della fascia degli asteroidi, sicuramente degli oggetti forse più interessanti in assoluto. Quindi perché si va a studiare la fascia degli asteroidi? Si va a studiare questa zona per scoprire, diciamo, l'inizio della formazione del Sistema Solare, perché gli asteroidi sono dei residui di questo processo di formazione, e la missione che in inglese non significa altro che alba, ha proprio questo scopo di andare a studiare l'alba del sistema solare. Non è un acronimo, è un nome preciso che ha, diciamo, questa intenzione, l'intenzione di studiare l'alba del sistema solare, questo c'è una, diciamo, una visione, tra virgolette, della rappresentazione artistica, come di come si è formato il sistema solare, praticamente alle origini intorno al Sole c'era una nube di gas e polveri, e ad opera di stabilità gravitazionale, diciamo, questi gas e polveri hanno cominciato a condensare e si sono formati dei corpuscoli tipo di asteroidi, tipo quello che noi conosciamo come asteroidi. Hanno subito però questi asteroidi anche una forte evoluzione collisionale, cioè è una zona ricca di materiale e le collisioni tra i corpi sono piuttosto frequenti. Quindi quello che è successo, se all'origine avevamo diversi corpi grandi, magari alcune migliaia di chilometri, adesso i corpi più grandi sono appunto Cerere, Vesta, poi c'è Pallas, sono veramente pochi e sono appunto più grandi di perché questo? Perché si sono frammentati più volte a causa di collisioni mutue. Quindi, come dicevo prima, la fascia degli asteroidi si trova appunto in questa zona tra Marte e Giove, in un giardino trovato più o meno gli asteroidi. Come vedete, ci dobbiamo rappresentare anche l'ordine di Cerere e di Vesta. Ora, Vesta è sicuramente più verso l'interno della fascia degli asteroidi, se considerate questa fascia qui, mentre Cerere è verso l'esterno, metà verso l'esterno della fascia degli asteroidi. Perché è così interessante vedere questi due oggetti? Perché sono molto diversi tra loro e probabilmente riflettono dei processi di formazione leggermente diversi a seconda della distanza anche dal Sole. Qui sono rappresentati sia Vesta che Cerere prima che arrivasse Dawn a studiare da vicino, e sono avevamo prima dell'arrivo di questa missione, ottenute dal telescopio spaziale Hubble. Si vede molto bene, sono in proporzioni, quindi si vede molto bene che Cerere è decisamente più grande dell'altra, ha una forma molto più regolare, l'altra ha una forma decisamente più regolare, questa qui vedete che ha quasi una punta in basso, e quindi questo era il meglio che noi potevamo fare diciamo, da Terra. Questi due asteroidi sono stati scoperti, il primo Cerere da Giuseppe Gazzi all'Osservatorio di Palermo nel 1801. All'inizio, diciamo, Cerere fu preso proprio come un pianeta. All'epoca si riteneva che nella zona tra Marte e Giove mancasse un pianeta, perché c'è una legge empirica di distanze dal Sole a cui si trovano le varie orbite dei pianeti, e vi è una gap tra Marte e Giove. Quindi diciamo, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, molti astronomi non facevano altro che osservare il cielo alla ricerca del famoso pianeta mancante, perché nelle loro regole, tra virgolette, matematiche, c'era un buco, e quindi ritenevano che dovesse esserci qualcosa. E quindi fu scoperta appunto Cerere da Gazzi, e in seguito Vesta, asteroide Vesta, da Olbers, che invece è un astronomo tedesco. All'inizio appunto furono considerati dei pianeti,
e poi furono invece, man mano che se ne scoprirono altri, si capì che non erano dei rifiuti, erano molto piccoli e cominciarono a pensare che erano nient'altro che il residuo di frammentazione dei geni terrestri. Quindi per molti anni si è ritenuto che gli asteroidi fossero nient'altro che un pianeta distrutto, quindi tutti i frammenti di un enorme pianeta che era lì e che era ancora distrutto. Di cosa sono fatti questi asteroidi? In particolare di cosa è fatta Vesta e il cielo? Qui vedete l'immagine di Vesta invece che della donna, è un pianetino, un asteroide roccioso, asciutto, con una riflettanza piuttosto elevata. Che vuol dire? Praticamente se noi guardiamo la Luna nel cielo notturno, la riflettanza, cioè quanto riflette della luce del Sole la Luna è circa il 20%. E Vesta riflette circa il 40%. Quindi immaginate, se voi foste molto vicini, la vedreste ancora più luminosa della Luna, quindi estremamente brillante. Ha la particolarità di questo oggetto che, pur essendo circa 500 km di diametro, ha la struttura di un vero pianeta, quindi è fatto come la Terra, ha all'interno un nucleo di roccia come la Terra, un mantello e una crosta, quindi è sostanzialmente un pianeta di natura. Invece vediamo Cerere, questa è un'immagine di Don di Cerere presa appunto qualche giorno fa, a differenza dell'asteroide precedente, questo qui invece è un oggetto molto scuro, ha una superficie che riflette soltanto circa il 5-6% della luce del Sole, quindi è scuro come il carbone, veramente molto molto scuro, è ricco di acqua perché ha una densità molto bassa, quindi è estremamente ricco di acqua, quindi ghiacciato, umido, scuro e quindi ha una composizione profondamente diversa dall'oggetto precedente. Vediamo un attimo la missione. Allora, questa è, come dicevamo, la missione NASA, è una missione che è stata fatta con questo programma a basso costo delle missioni della NASA e l'obiettivo appunto di studiare la formazione del sistema. La particolarità di questa è che, come peraltro molte delle missioni che vanno nel sistema solare, è quella di avere degli anelli solari molto ampi, perché man mano che ci si allontana dal Sole, la necessità di catturare la luce del Sole per ricaricare le batterie che fanno poi lavorare gli strumenti è importante avere questo spazio così ampio di celle di pannelli solari per incamerare l'energia. Quindi più diciamo, le sonde vanno lontano, più questi pannelli sono grandi. In questo caso come vedete ha una dimensione estesa dei pannelli di circa 20 metri. E qui infatti vedete le proporzioni, qua potete vedere le proporzioni rispetto a una sonda di per sé, se è circa alta quanto una persona, sarà un paio di metri circa, i pannelli però sono leggermente più grandi. Che altre particolarità ha la sonda? Ha un motore a ioni, quindi un motore elettrico, cioè a differenza delle missioni precedenti, questa è una missione che ha sfruttato questa nuova tecnologia che è appunto il motore elettrico a propulsione ionica, che permette praticamente di andare all'inizio molto lentamente, perché ha una spinta molto molto bassa rispetto ai motori tradizionali, ma poi ha una capacità diciamo, di accelerazione molto, molto elevata. Perché quando viene lanciata la missione, i pannelli sono dedicati su loro stessi e poi si dispiega. Dopo un po' il motore inizia a funzionare. Questo motore ha una capacità di spinta molto bassa, quasi come mantenere il peso di un foglio di carta sulla mano. Quindi, però dovete pensare che lì c'è il vuoto, non c'è inerzia, eccetera. Quindi anche una spinta così piccola permette a una sonda di viaggiare per questi milioni di chilometri. Quindi è un motore rivoluzionario e al momento diciamo, il motore arriva a dare un'accelerazione di circa 10 metri al secondo alla sonda, quindi accelera sempre di più. Quali sono gli strumenti sulla sonda? La sonda ha pochissimi strumenti, in effetti ha una camera doppia che è tedesca, un strumento italiano, quello di cui noi diciamo, ci occupiamo, questo spettrometro invisibile di infrarosso.
E poi c'è lo strumento americano che è il spettrometro, questo fa la composizione di elementi chimici che si trovano sulla superficie. Lo strumento italiano, il spettrometro invisibile e infrarosso, che cos'è? È uno strumento che permette di studiare la composizione dell'oggetto, ovvero immaginate una macchina fotografica. Rispetto però alla macchina fotografica che fa delle foto in tre colori, questa qui lo fa in 864 colori, dall'UV, quindi praticamente dal 0,2 micron circa, fino al termico, all'infrarosso termico di 5 micron, quindi è in grado di studiare la composizione e la temperatura dell'oggetto. Quindi come funziona appunto il nostro tipo di strumento? Sostanzialmente fa, qui vedete l'immagine di un cromatico con una lunghezza d'onda, immaginate di poterne avere, anziché una sola, di poterne avere 800 immagini tutte quante a colori diverse, e per esempio questa qui è un'immagine della Terra nel termico, in cui si vede questa quando è stata ripresa era praticamente metà notte e metà giorno nel termico, siccome uno appunto guarda la temperatura, vede tutta la Terra. Quindi non vede la parte nostra. È stata lanciata la missione da Razzo Delta 2, qui ho una foto del lancio all'alba del 27 settembre del 2007, quindi mostro un video che riprende proprio il lancio. Questo è interessante perché è ripresa dal razzo stesso, dalla missione stessa, e qui vedete praticamente quando accendono i motori. Dopodiché, dopo un pochino, queste parti qua che sono i booster proprio che sono stati accesi, vengono sganciati e vengono rilasciati, e a quel punto pian piano si staccano anche gli altri stati, e dopo un po' la vicenda comincia ad andare per forza iniziale verso la sua destinazione, che appunto sono questi. Che tragitto ha fatto? Allora, Don per raggiungere Cerere, che è circa 500 milioni di chilometri dalla Terra, ha fatto questo tragitto che vedete. Cioè, quando si lanciano queste missioni non va mai dritto per dritto verso l'obiettivo, ma tipicamente fanno delle orbite che ti permettono anche di prendere una sorta di energia gravitazionale. Quindi, come vedete qui, questa è l'orbita che ha percorso Don, che orbita che ha girato più volte intorno al Sole fino ad arrivare a Cerere, e ha coperto quasi 3 miliardi di chilometri. Quindi è un'orbita molto particolare e molto lunga. Pensate appunto che è stata lanciata nel 2007, è vero che è arrivata al suo primo obiettivo nel 2011, ma al suo secondo nel 2015, quindi impiega diversi anni per raggiungere l'altra particolarità di questa missione è l'unica, diciamo, missione, è la prima missione che raggiunge il pianeta nano. La prossima estate sarà la missione Pluto Express che raggiunge Plutone, e è l'unica missione fino ad oggi che si mette in orbita intorno a due corpi celesti, perché c'è una difficoltà tecnica nell'orbitare intorno a un corpo, lasciarlo per andare altrove. E questo è stato possibile proprio grazie al motore innovativo, questo motore a ioni, che diciamo, ha permesso di fare questa cosa. Vediamo un attimo che cosa ha visto Donna Vesta. Vesta è la dea romana per antonomasia, la dea popolare, e il nome Vesta è decisamente appropriato per questo asteroide, perché è un asteroide di tipo basale. Quindi si è formata veramente ad alta temperatura, quindi è stato dato un nome assolutamente a caso, e pur essendo stato dato un nome a caso è un nome molto, molto adatto all'oggetto. Qui abbiamo dei tempi di Vesta qui a Roma, e qui delle immagini riprese dalla sonda Luna di Vesta, vedete appunto che il corpo piuttosto irregolare, le grandi crateri di bacini di impatto piuttosto ampi. E l'altra cosa, mi dispiace che voi non potete apprezzare, però quando si raggiunge un oggetto sconosciuto, nei vari crateri, le varie figure
varie strutture topografiche che ci sono sulla superficie vengono nominate. Nel caso di Vesta, i nomi che sono stati scelti sono tutti nomi legati alla città di Roma, alle vestali, a posti legati alle vestali, alle feste romane, quindi c'è un forte connubio tra questa tra Vesta, tra la missione donna e la città di Roma. Quindi se potete vedere, allora il grande bacino di impatto è stato chiamato la Silvia, che era la casa delle vestali, poi abbiamo un certo numero, Lucilla, Fulvia, Ottavia, insomma tutti i nomi di vestali o di antiche donne romane che diciamo famose e facilmente riconoscibili. Qui invece un video montato diciamo, dalla NASA stessa che fa un piccolo assunto di che cosa diciamo, ha scoperto la sonda una volta arrivata a Vesta. Quindi qui vedete praticamente l'oggetto osservato, questa è una ricostruzione di un grande cratere che si trova sulla superficie di Vesta, e qui vedete anche come ci sono delle strutture, non solo i classici crateri, ma anche delle strutture tipo tettoniche, queste strisce che vedete. Quindi sono delle strutture che si formano per compressione a causa dei grandi impatti dell'oggetto ricevuto soprattutto al polo sud, e quindi ha compresso il materiale creando questi avvallamenti, queste strisce che percorrono tutta la fascia capitale. E man mano che scorre l'immagine vedete anche questa zona molto particolare che si trova al polo sud, che è il grande bacino di impatto di Vesuvio, con una enorme montagna al centro. Qui c'è un'immagine praticamente sempre della sonda che praticamente percorre la superficie di Vesta, e in particolare sta percorrendo quelle strisce quadriali che vi ho fatto vedere, questi avvallamenti, queste sorte di avvallamenti montagnoli che si vedono in tutto le volte. Non so se subito dopo c'è invece la parte di questo cratere, che è un cratere molto particolare questo qui, in cui tra l'altro sono state osservate sul fondo di questo cratere sono state osservate delle caratteristiche che legano la formazione del cratere anche a una presenza di acqua sul fondo del cratere, ha delle strutture tipiche che sono state ritrovate soltanto su Marte in alcuni crateri che hanno del ghiaccio sotto, quindi ha una particolarità in più questo cratere. Che altro è stato scoperto? Che ci sono anche delle colline. Perché sono importanti le colline sul milione? Tu dici, ma sulla Terra ce ne sono tante, non sono distanti. Allora, se in questi casi le colline indicano esattamente una struttura di tipo vulcanico, perché non c'è un altro modo per formare delle colline se non per azioni di tipo vulcanico, quindi si creano dei vulcani che non si sono mai accesi, ma hanno la struttura, la forma del cono. E su Vesta se ne sono visti più di tre, quindi è, come dicevamo, un vero e proprio problema. Quindi la caratteristica di questo oggetto, la quantità di cratere che abbiamo visto, ci indica che la caratterizzazione sulla fascia dell'asteroide è una cosa molto importante, in particolare per Vesta. E questi sono avvenuti tante volte durante la vita di questo oggetto, e alcuni pezzi di questo oggetto sono arrivati fino alla Terra. E noi abbiamo infatti sulla Terra molti meteoriti di Vesta, e pensate che ne abbiamo più di Vesta che delle rocce lunari. Abbiamo più chili di materiale proveniente da Vesta sulla Terra che chili di materiale proveniente. Perché? Perché quell'enorme bacino che adesso qui vedete, circa 500 km di diametro, su un oggetto di 500 km di diametro, è un bacino enorme, ha scavato un quantitativo di materiale enorme, in scala appunto di sulla Terra, che vedete appunto proprio terrestre. Ed è un bacino quindi che ha scavato moltissimo, molti di questi pezzi sono arrivati fino a noi. La montagna centrale del bacino è molto più alta
del Monte Everest sulla Terra. Quindi immaginate che le proporzioni sono tutte esagerate, cioè rispetto alla Terra lì abbiamo tutte delle proporzioni che sono molto più grandi, bacini enormi, grandi quanto il pianeta, montagne grandi molto più di quelle terrestri, e comparabili alla montagna più alta che è Mons Olympus, che è su Marte. Quindi abbiamo una struttura topografica molto importante. Poi qui abbiamo l'immagine di quel cratere che vi dicevo prima, che è molto interessante perché spicca rispetto agli altri, si vede molto nettamente. A parte il fatto che sono tre in questa strana struttura che subito fu chiamata il pazzo di neve, o diciamo chiamare così, perché sembrava appunto il mondo di neve. Però a parte questo è che sono estremamente nuovi. Man mano che passa il tempo, le strutture del cratere degradano, cioè non si notano più. Qui ne potete riconoscere molti, ma questi sono quasi invisibili, mentre questi tutti hanno i bordi molto netti. Più i bordi sono netti, più sono recenti. Quindi questi sono dei crateri estremamente recenti. Passiamo a Cerere. Cerere, la mitologia della dea dell'agricoltura, della fertilità delle messe e così via. E questo Cerere è stato classificato relativamente di recente, non più come asteroide, ma come pianeta nano. È l'unico oggetto, l'unico pianeta nano che è nella fascia degli asteroidi, è un corpo che dovrebbe avere, potrebbe avere anche dell'acqua liquida di sotto della superficie. Questo in base agli studi legati alla forma dell'oggetto, e comunque sicuramente un oggetto che è molto interessante perché mantiene in ogni caso dell'acqua liquida o ghiacciata, ma comunque ha dell'acqua all'interno. Quindi cosa potremmo scoprire? Noi ancora non lo sappiamo, potremmo scoprire dei segni dell'acqua nel sottosuolo, oppure delle indicazioni di un possibile oceano molto subito sotto la superficie. E quindi qui abbiamo riportato delle caratteristiche che si trovano ad esempio su Marte. Questo cratere qui ha tirato fuori, diciamo, le leggenda tipici di materiali in cui c'era del fluido dentro, si vede dalla forma della struttura così rombata, mentre in quest'altro caso questa è Europa, una delle lune di Giove, e questa struttura qui è tipica di quando uno ha sotto dell'acqua liquida che rompe il ghiaccio sulla struttura. Un po' come i pack dell'Antartide, quando i ghiacci si rompono e si riassestano in maniere diverse, e quindi anche studiando semplicemente la superficie uno può avere indicazioni su quello che c'è subito sotto la superficie. E quindi le prime scoperte che sono state fatte, diciamo, qualcuno di voi ha visto le immagini, riprese anche dai giornali, eccetera, sono piuttosto interessanti. Come dicevamo, l'oggetto è molto molto scuro, è circa il 5%. Di luminosità. Queste sono in assoluto le prime immagini che noi abbiamo ripreso. Man mano che ci avvicinavamo, naturalmente l'oggetto diventava sempre più grande, e vedete bene, man mano che cresce si cominciano a distinguere dei dettagli, e in particolare queste caratteristiche macchie chiare che contraddistinguono una superficie che altrimenti è piuttosto scura e anche abbastanza. La natura, diciamo, di queste macchie chiare, dovete pensare che queste macchie saturano come esposizione per la camera, quindi noi non sappiamo quanto sono chiare, perché sono immagini sacre, quindi ne sono veramente molto molto chiare, e nei prossimi giorni e mesi si spera che riusciremo a capire qualcosa di più. Potrebbero essere un ghiaccio, potrebbero essere dei sali molto chiari che hanno prodotto queste macchie superficiali. Qui vedete come l'orbita finale, adesso tutto si è intorno a 200, l'orbita finale è la sonda che si mette intorno all'oggetto. Quindi va, questa cosa che va oltre l'oggetto, poi torna indietro e si comincia a mettere in orbita e poi rimarrà in orbita per il prossimo anno, anno e mezzo. E penso che abbiamo concluso.